Buonasera, buonasera da Paternello, benvenuti a questa prima edizione di Corto Confine International Film Festival. È veramente un piacere incontrarci stasera, anche se da distanza, per effettuare la proclamazione dei vincitori. Veramente grazie a tutte le scuole di ogni ordine e grado che hanno partecipato con numerosimi cortometraggi a questo nostro prima edizione, ai filmmaker, alle scuole di cartoon, veramente grazie. Non potendoci vedere, vi descriverò da distanza dove siamo. Siamo a Paternello, siamo in un piccolo borgo, in un piccolo paese di 80 abitanti, nel comune di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. Un piccolo paese, ma dove si possono avere grandi idee, dove si possono avere grandi vite. In questo piccolo borgo è nata questa forte idea radicata nella testa di molti di noi di incontrare attraverso questa meraviglia del cinema tanti cortometraggi, e ne sono arrivati veramente molti, e di questo vi ringraziamo. Il nostro augurio è di incontrarci di persona per la prossima edizione, di vederci insieme e di poterci salutare da vicino e di incontrarci. Grazie a tutti e buona serata. Hello everyone and welcome to this edition of Corto Confine International Film Festival. Unfortunately, we have to have the ceremony online due to the pandemic virus, but we will probably able to have you, all of you, in our castle in Paternello. Paternello is a little rural village in the province of Brescia, but with almost 80 inhabitants, but even if it's small, we can do great things. We can restore a castle, for example, and we can have dreams and great ideas. And Corto Confine International Film Festival was one of these. We received so many short films from all over the world, and thank you so much to all of you who decided to join us. Thank you to the schools. Thank you to the filmmakers, and hopefully we can have you at the castle and meet together personally. Thank you. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei, a nome di tutta la giuria, ringraziare la Fondazione del Castello di Paternello che ci ospita in questa prima edizione di Corto Confine. In realtà un festival che ha già sperimentato diversi anni di organizzazione, ma è la prima volta che si trova in questo particolare luogo vicino alla provincia, cioè della provincia di Brescia. Il Castello di Paternello è un luogo gestito da tantissimi volontari, e grazie alla loro attività, grazie al loro lavoro e alla collaborazione di diversi professionisti è riuscito a diventare un luogo di valenza pubblica, appartiene praticamente alla collettività. So, thank you from all the members of the commission to Fondazione Castello di Paternello, who host for the first time Corto Confine International Film Festival. This festival is not at its first edition, but it's the first time that is linked to the foundation. The foundation works within the castle, Castello di Paternello, and there are many volunteers, people who work in this castle and who helped to give a new life to the castle itself and to make it a national and public place to visit, and where events like this can take place. Vorrei presentare adesso a grandi linee la giuria di questo festival. Sono dei professionisti specializzati nel loro ambito professionale, ma soprattutto la cosa che ci accomuna tutti è che siamo tutti dei docenti, lavoriamo tutti in ambito scolastico a diversi livelli, a diversi, diciamo,
gradi, diciamo, di formazione scolastica. E devo dire una cosa, per quanto riguarda le scuole del nostro paese Italia, devo dire che da diversi anni a questa parte l'offerta scolastica del nostro paese è forse una delle cose più interessanti che l'Italia sta offrendo, non solo all'Italia, ma anche all'intero mondo. Ci sono tantissimi stranieri che vengono a studiare in Italia e devo dire, professionalmente, dal mio punto di vista, che le cose più curiose e più affascinanti che in questi tempi sto sperimentando è proprio il rapporto con i miei studenti e le novità e le sperimentazioni che, diciamo, si riescono a portare avanti con loro sono tra le cose più che danno maggiore gioia, maggiore felicità. Dai, Federica. We would like to introduce the members of the commission of the jury of this International Film Festival. And the most important thing that we would like to underline is the fact that all of them are teachers. And living with the students gave to all of them the possibility to discover new things and to understand that actually Italy, the school system in Italy, is really, really good. And there are many foreigners as well who decided to study in Italy. And this is an important thing for all of us, and especially for the teachers who can go on and discover new things with their students. I fondatori di questo festival sono Giacomo Colossi, Vilma Razzi, Maria Laura Zanazza, che da anni lavorano con i loro studenti, producono dei cortometraggi, dei filmati, hanno partecipato a tantissimi festival italiani e internazionali e da anni hanno immaginato di dare vita a questo festival che oggi prende il nome di Corto Confine. Poi abbiamo Massimo Morelli e Paolo Fossati, che sono due critici cinematografici, scrivono per diverse riviste cinematografiche, sono anche loro dei docenti e degli insegnanti e da diversi anni seguono la Mostra del Cinema di Venezia e scrivono a livello di critica sui film che vengono presentati a questa importantissima rassegna. Poi abbiamo due studentesse giovani che sono in fase, diciamo, di formazione, di studio in rampa di lancio, sono Rebecca Bridgewater e Giulia Bussei, che hanno praticamente, scusate la pronuncia, ci penserà Laura Zanazza a correggermi su questo, che hanno praticamente, come si può dire, assunto su di loro tantissimo lavoro che dovevo fare anch'io, ma praticamente loro si sono praticamente prese l'onere di fare una durissima e faticosissima selezione dei tantissimi film che sono arrivati a questo festival. And here we have now some of the founders of the International Film Festival. We have Vilma Razzi, Maria Laura Zanazza, and Giacomo Colossi, who are actually teachers, as we said before, and they're also passionate about the world of the filmmaking, and they became professionists as well, and also they participate to international film festivals like this one. Then we have Massimo Morelli and Paolo Fossati, who are professionists as well, and they are writers who also cooperate with Venice International Film Festival. And a huge thank you to Giulia Bussei and Rebecca Bridgewater. They are not here tonight, but they are very youngest members of the committee, and they were the first one who actually selected the films that went on in this journey of Corto Confine International Film Festival. Poi noi abbiamo chiamato questo festival Corto Confine per la sua prima edizione e abbiamo visto giusto, perché pensiamo che il cinema non ha confini e pensiamo soprattutto che, a causa purtroppo anche di questa recente pandemia, il genere umano spero stia comprendendo che i confini non sono assolutamente necessari. È necessario collaborare e cooperare a tutti i piani, su tutti i livelli, a livello economico, a livello artistico, a livello culturale, a livello di ricerca scientifica. È fondamentale per la nostra necessità di sopravvivenza. Corto Confine is a peculiar title and we can translate it as in short border. And in particular, in this time where we have to live separately, we understand that the borders are not necessary, because
we have to join all together. We have to cooperate together in all dimensions, in culture, in economical system, and so on. So cooperation is the key, and Corto Confine wanted to give and to underline this concept. Perfetto. Buonasera, sono Giacomo Colossi e vi dico semplicemente alcuni dati importanti che riguardano Corto Confine. Pur essendo la sua prima edizione, noi sulla piattaforma Film Freeway, che è una piattaforma internazionale, siamo riusciti ad avere sui 1258 cortometraggi tra filmmaker, scuole, scuole di cinema e così via. E in totale però i cortometraggi sono stati 1347 pervenuti al festival, perché circa 200 sono arrivati tramite supporti tipo DVD, tipo porte, tipo chiavette USB e così via. I supporti sono arrivati fisici, sono arrivati direttamente al castello di Paternello, invece le altre opere sono state appunto caricate dal 1 maggio al 15 maggio sulla piattaforma Film Freeway, e lì siamo stati costretti a un certo punto a chiudere appunto perché ne stavano arrivando moltissime, e quindi abbiamo tenuto aperto per 2 settimane la piattaforma. Dico semplicemente, do un'informazione a tutti quanti, che la piattaforma Film Freeway, diciamo i gestori, ci stanno chiedendo già da un bel po' di tempo di partire con la seconda edizione, ma di questo vi parlerò alla fine del tutto, d'accordo? Vi dico solo due cose, due dati importanti secondo me. I paesi che hanno mandato più opere sono l'Italia, naturalmente, con 241 opere, l'Iran con 120 opere, l'India con 98 opere, la Francia con 86, poi gli Stati Uniti d'America 66, la Russia con 65, il Brasile con 60, eccetera, eccetera. Adesso volevo soffermarmi per poco tempo su India e Brasile, che sono i due paesi che in questo momento sono i più falcidiati, pare, dalla pandemia. Ecco, volevo ricordare questo. Noi siamo partiti con Corto Confine, edizione 2019, e siamo adesso nel 2021 a premiare. Perché purtroppo Paternello, il posto dove siamo noi ora, è stato al centro l'anno scorso della prima ondata della pandemia arrivata in Italia, e quindi ha bloccato tutto quanto. E quindi noi siamo molto in empatia con l'India, il Brasile, con tutti quei paesi che in questo momento sono fortemente ancora colpiti dalla pandemia in atto. Ecco, ho detto tutto. Prego, Federica. The works we received for this edition were so many, 1,347. Most of them were uploaded on Film Freeway website from the 1st of May to the 15th of May 2019. And we had to close it before when we thought, because we received so many works. And then almost 200 works were sent to us physically on supports like DVDs or pen drives. We received works from almost 96 countries from all over the world. In particular, from Italy, we received 241 works, from Iran, 120, from India, 80, from France, and so many other countries. And we would like to say that we had to have this international festival last year, but due to the pandemic, Paternello was at the center of a very strong moment last year due to this pandemic. And so we want to say that we are very close to all the countries that right now are battling with the virus, in particular to India and Brazil, with the countries who sent many, many of the works. And so we would like to say to you that we are close to you in this moment and we think about you. Buonasera. Per la premiazione delle scuole primarie, secondo premio, targa Corto Confine,
a Vittoria per due di Mela Sonipano, classe quinta A dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Napoli. Per avere descritto quanto sia fondamentale a volte il praticare uno sport di gruppo per creare o rinsaldare amicizie, per far crescere ed infondere sicurezza in chi non ne ha o ne ha poca. And now for the section from primary school. The second prize goes to Una Vittoria per due by Mela Solipano from Naples, Italy, for describing how fundamental it is sometimes to practice a group sport, to create or to strengthen friendships, to grow and instill security in those ones who don't have it. Primo premio, 100 euro più trofeo di Creta, a Se voglio ci riesco, di Franco Brega e Tullia Castagnidoli, della quinta A dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Abbiategrasso, Milano. Per avere descritto le paure, le timidezze e le speranze dei nostri ragazzi con semplicità ed allegria in una fase molto delicata ed importante della loro vita. The first prize of 100 euros and a clay trophy goes to Se voglio ci riesco by Francesco Grega e Tullia Castagnidoli for describing the fears, the shyness and the hopes of our children with simplicity and joy, describing this very delicate and important phase of their life. Per la sezione scuole secondarie di primo grado, Pergamena a Open Your Eyes di Rino Cacciola, dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Cernusco sul Naviglio, Milano. Documentario ben girato e interpretato che tocca con mano il climate change e ci pone di fronte alla consapevolezza che per salvare la nostra unica casa, Gaia Terra, è necessario cambiare totalmente il nostro stile di vita. For the middle school section, a parchment goes to Open Your Eyes by Rino Cacciola from Milan. A well-shot and interpreted documentary that portrays the climate change issue and puts us in front of the awareness that to save our only home, the Earth, is necessary to totally change our lifestyle. Terzo premio, Pergamena, a Felizmente Diferentes, di José Juan Quijarro, della Scuola Media di Palma di Mallorca, Spagna. Per avere dimostrato con semplicità che basta poco per essere definiti differenti dagli altri e servono i maestri per farci invece capire che le differenze fanno parte dell'uomo. The third prize, Parchment, goes to Felizmente Diferentes by José Juan Guijarro from Spain, for showing with simplicity that it takes very little to be defined different from the others. We need teachers to make us understand that the differences are part of human beings. Secondo premio, targa corto confine a Nin Ursach di Gemma Oliveri, della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro, Cerro Allambro, Milano. Corto a tema ambientale, che attraverso una sceneggiatura in parte fantasy, descrive la nascita di un'amicizia tra un ragazzo e una ragazza verde, che si rivelerà in sogno essere dolce e pericolosa al tempo stesso. Una metafora sui cambiamenti climatici che ormai spaventano e creano ansia anche nelle nostre giovani generazioni. The second prize, a corto confine plate, goes to Neon Sack by Gemma Oliveri from Milan, Italy. A short film with an environmental theme that, through a partly fantasy screenplay, describes the birth of a friendship between a boy and a green girl, who, in a dream, turns out to be sweet and dangerous at the same time. A metaphor on climate change that is now frightening and creating anxiety even amongst the youngest generations. Primo premio, 200 euro più un trofeo di Creta a Global W di Saverio Settembrino, scuola media A Balletti, Traversetolo,
Italia. L'opera racconta in modo romanzato e non senza interessanti richiami alla letteratura distopica gli esiti nefasti dell'insana volontà di autodistruggersi dell'umanità, a monito. The first prize, 200 euros and a Clay Trophy, goes to Global W by Saverio Settembrino from the Emilia Romagna, Italy. The work tells, in a fictional way, and not without interesting references to dystopian literature, the nefarious outcomes of humanity's insane will to self-destruction. It's a warning. Per la sezione scuole secondarie di secondo grado, terzo premio Pergamena a Come pietre di Silvia Desideri, Laura Moroni, Simona Peruzzi e Leonora Chiarugi dell'Istituto Superiore Ferraris Brunelleschi di Empoli, Firenze. Dante, recitato con maestria da un gruppo di studenti. Immagini, suoni e voci dall'inferno dantesco. And now for the high school sections. The third prize, Parchment, goes to Come pietre by Silvia Desideri, Laura Moroni, Simona Peruzzi e Leonora Chiarugi from Florence, Italy. Dante, professionally performed by a group of students. Images, sounds and voices from Dante's Inferno. Secondo premio, targa corto confine a Casa Europa di Desideri, Moroni, Peruzzi, Zuffanelli, Ferdani, Feola dell'Istituto Superiore Ferraris Brunelleschi di Empoli. Per aver portato gli studenti a ragionare con approfondimenti storici ed economici sulla necessità di avere una casa europea in comune. The second prize, a corto confine plate, goes to Casa Europa by Desideri, Moroni, Peruzzi, Zuffanelli, Ferdani, Feola, from Florence, Italy, for inviting students to reason with historical and economic insights on the need to have a common European home. Primo premio, 300 euro, trofeo di Creta, a Solo un giocattolo, di Lorena Costanzo e Virginia Rosati, scuola di Pioltello, Milano, per avere creato una sceneggiatura capace di prendere atto del cyberbullismo e di tutte le derive che tale incresciosa pratica sociale mette in atto. L'opera fornisce anche un'intelligente risposta pratica capace di ridare dignità ad ogni identità lesa in questo senso. The first prize, 300 euros and a clay trophy, goes to Solo un giocattolo by Lorena Costanzo and Virginia Rosati from Milan, Italy, for the powerful script capable to focus on cyberbullying and all the drifts that this unfortunate social practice enacts. The work also provides an intelligent, practical answer capable of restoring dignity to the victims of this practice. Salve, sono Vilma Razzi e in questo concorso mi sono occupata con più interesse verso la sezione scuole, anche perché io sono un'insegnante e lavoro da anni proprio con le immagini e con i ragazzi a scuola. È una sezione importante perché si vede come i ragazzi crescono proprio attraverso la conoscenza delle immagini e attraverso immagini stesse e diventano di conseguenza loro creatori del loro prodotto e non sono solo semplici fruitori come lo sono stato in questo anno e mezzo di pandemia, dove invece hanno subito solo delle immagini senza poi interagire nella propria conoscenza. Quindi il progetto del Film Festival di Padernello continuerà a lavorare con le scuole, anche perché ci siamo accorti che c'è una grande eco e arrivano tantissimi corti e molti insegnanti lavorano. Sanno che è una fatica lavorare con le immagini, ma poi si ottiene un buon prodotto. So, Vilma,
cured, especially the part, the section of the schools section. And she worked a lot. She's a teacher, so she worked a lot with students, and especially they wanted to create images. This is the most important thing, because the knowledge and the concepts are best understood by students if they work with the images and to create images. During this year, they had to actually be more passive, but it's very important now that they can create their own images. It's hard because it's not easy to work with students like this, but it's really important. And so Corto Confine International Film Festival will continue to work with schools with this project. Ciao a tutti, sono Massimo Morelli, sono un critico cinematografico e un insegnante, e con piacere ho lavorato insieme alla giuria dedicandomi in modo particolare alla visione dei cortometraggi delle università e scuole di cinema. Ogni festival è un momento d'incontro e anche se questo incontro è virtuale, io lo sento con grande emozione e proprio per questo abbraccio e ringrazio tutti quelli che mi stanno ascoltando. Oltre a essere un incontro, ogni festival è una finestra aperta sul mondo e anche Corto Confine non si è smentito. Abbiamo avuto la possibilità di ricevere cortometraggi praticamente da quasi tutto il pianeta e in virtù di questo abbiamo potuto avvicinarci a tematiche che ogni autore attraverso il proprio lavoro sentiva non solo di comunicare ma di inoltrare, cioè di permettere come a una lettera che potesse raggiungere non solo chi lo stava guardando ma come una cassa di risonanza anche chi guarderà collegandosi sul sito il frutto di questo festival e del nostro lavoro. Devo dire che sono rimasto molto contento perché il livello qualitativo era molto elevato. C'è stata la possibilità di poter confrontare come il lavoro di chi studia e spero, mi auguro, grazie a questo festival possa diventare un autore su cui nel prossimo futuro dal cortometraggio si possa passare un respiro più lungo che è quello del lungometraggio. E quindi una delle nostre aspirazioni, delle nostre ambizioni è sicuramente quella di dare la possibilità a autori emergenti di incominciare a farsi conoscere attraverso questa vetrina che non solo abbiamo offerto ma che è stata raccolta. E passerei quindi alla lettura delle motivazioni partendo da quelli che sono stati a nostro giudizio le tre opere più significative. Il terzo premio con una pergamena è stato assegnato a Daniel di Domenico Davide Angiuli, quindi un cortometraggio italiano, con la seguente motivazione. Per aver trattato in modo schietto e scabro di un rapporto tanto difficile come quello tra un padre ed un figlio ed avere ribaltato l'ottica della cura adulto-adolescente, facendo emergere il quadro di difficoltà sociale dei nostri tempi. Mi so fermo for per... the for the school for the section of School of Cinema and University of Cinema, Massimo Morelli was one of the part of the border committee, and he is a critic in cinematography and also a teacher. And the festival is a meeting, even if it's on screen, like we are doing right now, but it's an open window on the world. And it gives the possibility to the people from all over the world to express their own feelings and to express their emotions and to be heard. So we are very happy that so many people from all over the world joined us, and we are also very happy for the high quality of the short films that were sent. And
probably, and we want with this International Film Festival to give the possibility to the artist to be known and to have an actual career in this section. And now for the prizes, the third prize, the parchment, goes to Daniel by Domenico Davide and Julie from Italy, for dealing frankly and roughly with a relationship as difficult as the one between a father and a child, and having overturned the perspective of adult-adolescent care by bringing out the situation of social difficulties of our time. Il secondo premio è stato assegnato come miglior corto poetico ad After the Rain, riceve anche una targa di Corto Confine, è un cortometraggio francese che arriva da Bordeaux, diretto da François Heiser, con la motivazione che sto per leggere, che recita: per avere rappresentato il ciclo della vita in modo originale e lirico. L'escamotage del cane come elemento creativo, capace di riportare l'ordine nel disordine di un'assenza tragica, genera una speranza nella possibilità che gli uomini siano capaci di reinventare un mondo sostenibile. The second prize, and also the prize for best poetic short film with the Corto Confine plate, goes to After the Rain by François Heiser from France, for representing the cycle of life in an original and lyrical way. The dog trick, used like a creative element capable of restoring order to the disorder of a tragic absence, generates a hope in the possibility that man will be able to reinvent a sustainable world. E con grande gioia, ma anche grande emozione, voglio leggere la menzione che è stata scritta per quello che risulta il primo premio, quindi un riconoscimento che, oltre a questa, appunto, a questo titolo, prevede 400 euro, quindi si associa un premio in denaro e un trofeo bronzo oro. Il film, il cortometraggio, che è stato insignito come il primo premio nella sezione Scuole Università del Cinema, è andato ad Aces, un film di Celia Fraga, un cortometraggio portoghese, un'opera di calibro eccezionale per costruzione di luci, ombre, piani sequenza e respiro, di un'assenza che è la fine, il fine del nostro essere al mondo, l'equilibrio di un silenzio, altro vero protagonista del lavoro, dove la precarietà dell'esistere risulta dirompente. The first prize of 400 euros and a bronze trophy goes to Ashes by Celia Fraga from Portugal. It's a work of exceptional caliber for the construction of lights, shadows, sequence plans, and the whisper of an absence that is the end and the purpose of our existence in the world. The Balance of Silence, another important protagonist of this work, where the precariousness of existence is disruptive. E dopo la lettura della motivazione vorrei aggiungere che questo film, questo cortometraggio, ha interpretato, credo, molto bene quello che è stato il senso di tutte le opere che abbiamo visto, capaci di essere puntuali nella lettura di quella che era la realtà del singolo autore, ma in un contesto globale, ma allo stesso tempo con una grande attenzione a quella che è la storia del cinema, anche i suoi generi, molteplici opere che possono essere lette da diversi punti di vista. Eccoci arrivati alla categoria dell'animazione. A Corto Confine abbiamo trovato una selezione di corti davvero piena di poesia, con corti che hanno manifestato stili molto diversi tra loro, tuttavia uniti nella capacità di evocare uno stupore. Un'altra caratteristica ricorrente di questa selezione di vincitori è, casualmente,
l'assenza però voluta di dialoghi all'interno dei cortometraggi, un'assenza che non risulta sofferta dallo spettatore, un'assenza che, visto il ritmo dei film, semplicemente si può rilevare mettendosi a pensare. E abbiamo capito che questi quattro cortometraggi sono accomunati da questo elemento, un elemento che non è da poco, perché fa emergere la forza del linguaggio del cinema di animazione e questo linguaggio comprensibile da tutti risulta quasi come un esperanto, è intelligibile ovunque nel mondo. Quindi questi cortometraggi ci hanno ricordato anche una delle più grandi magie del cinema, che è quella di abbattere i confini e farci sentire seduti in sala o davanti a uno streaming, come siamo abituati insomma di questi tempi, ma con grande voglia e pronti a tornare in sala, che al cinema possiamo essere uniti da una grande emozione, che è quella dell'empatia. So for the cartoon filmmaker sessions we received lots of works full of poetry and we were very surprised by this. We decided to give three prizes and a special mention to another one. The peculiar things that join all these cartoons, short films, is the total absence of dialogues. And these actually help to understand that cartoons, short films in this case, can be very understandable from everyone because no dialogues actually break the barriers of the language. And So they help us also to think a bit more and to give us the ability to see the emotions that these cartoons gave us and without focusing on the words and on the dialogues. E la menzione speciale va a Middleware come miglior cartoon straniero, una pergamena e le motivazioni sono: può un minuscolo esserino rendere ragione di un gigante? Nel tentativo di rispondere o solo di fotografare l'ineffabilità dell'accadere delle cose, gli eventi si stagliano dallo sfondo con ragioni che la ragione non sa. So, this mention for a best foreign cartoon goes to Middleware. Can a tiny creature account for a giant? To answer or to just photograph the ineffability of things happening, events stand out from the background with reasons that the reason itself does not understand. La targa per il terzo premio, la targa corto confine, va a NAP di Adolfo Di Molfetta per aver tessuto una trama felliniana dove il paradosso regna sovrano. The third prize, corto confine plate, goes to the NAP for its Fellini-like plot, where paradox reigns supreme. Il secondo premio, trofeo in bronzo, va a Hope O Chu di Francesco Sorrentino, per lo stupore estatico e ironico che ci fa essere oggetto di contemplazione da parte di uno sguardo alieno. The second prize, a bronze trophy, goes to Hope O Chu, for the static and ironic amazement that makes us the object of contemplation from an alien point of view. Il primo premio, da 500 euro di corto confine, per la categoria animazione, filmmaker cartoon, va ad Ahilia, della Turtle Studio Animation, per il lirismo e la maestria di un'opera capace di riflettere in modo lieve ma pieno di pathos sulla possibilità di una vita ludica all'interno di un campo di sterminio, l'evocazione dei fantasmi dei bimbi scomparsi come possibili compagni di gioco. And the first prize for the cartoon filmmaker sections goes to Ahilia by Turtle Studio Animation from Naples, Italy, for the lyricism and the mastery of a work capable to reflect in a light way but full of pathos on the possibility of a playful life inside an extermination camp, with the evocation of ghosts of dead children as possible playmates. Prima di iniziare la premiazione della sezione Filmmaker Fiction, vorrei presentarmi. Io sono
Maria Laura Zanazza, Laura Zanazza, faccio anch'io l'insegnante da molti anni e volevo parlare del senso. Come insegnante devo dare un senso, nel senso di una direzione ai miei alunni. Come persona, quando parlo di senso, parlo del significato della mia vita, del mio esistere, dell'esistere insieme agli altri. Faccio parte di questa giuria, adotto alla parola senso il significato di senso, nel senso di una visione estetica, di una visione della percezione, degli odori, di tutto quello che ha a che fare con i sensi, e il senso estetico, la bellezza, che forse, come si dice, è l'unica che ci salverà il mondo. Che salverà il mondo. Devo dire grazie per questa riflessione a Vito Mancuso, che è un grande filosofo e teologo italiano, e perché mi trovo molto nel senso estetico della vita. Adesso, come miglior fotografia, Pergamena a The Dress of Miriam di Lucas Rossi. Rio de Janeiro, Brasil, per avere creato un'opera intima, privata, lirica, dove al centro sta un'anziana coppia. Sullo sfondo l'assordante assenza di un sistema che non sente la disperazione di chi, dopo aver perso il relato della propria identità, non ha più nulla da perdere se non il ricordo. So now for the filmmaker fiction section. We had Laura Zanazza, who is a teacher and who works, she wanted to put the focus on the sense. The sense, but not just the meaning of something, but also one of the five senses, because how we perceive things goes through sense. And also with this International Film Festival, we want to have a sense of the sense, actually, the sense of the beauty, the sense of the meaning of everything that we've seen with this shorts film. So now for the filmmaker fiction section, a parchment for best cinematography goes to The Dress of Miriam by Lucas Rossi from Rio de Janeiro, Brazil, for creating an intimate, private, lyrical opera where, at the center, stands an elderly couple. On the background, the deafening absence of a system that does not feel the desperation of those who, after having lost the relationship with their own identity, have nothing more to lose but their memories. Come miglior corto sociale, Pergamena Midlands, di Maria Conte, Padova. Per avere dipinto un quadro familiare basato sulla quotidianità di un sapere antico, la cura dell'altro, la cura del mondo che si declina come cura di un orto. Il carattere di questa integrazione si rivela nella sua drammaticità di opposizione sociale. A parchment for best social short goes to Midlands by Maria Conte from Padova, Italy, for having portrayed a family situation based on an ancient knowledge for everyday life, the care of the other, the care of the world that is represented here like the care of a garden. The nature of this integration is revealed in its drama of social opposition. Come miglior drama, Pergamena, a Klitz di Abdullah Sahin, Istanbul, Turkey. La condizione di rifugiato è una condizione dell'essere umano? Se sì, l'integrazione passa attraverso le pratiche minute, le normali relazioni di vicinanza che rendono due bambini compagni del gioco del calcio. Gli scarpini, allora, come sentimento di amicizia che sfida ogni confine. The parchment for best drama goes to Cleats by Abdullah Sahin from Istanbul, Turkey. Is the refugee condition a condition of the human being? If so, the integration passes through small actions. The normal relationships of closeness
that makes two children companions in the game of football. Their shoes are the metaphor for a friendship that defies all boundaries. Per la miglior commedia, Pergamena a Hold On, per aver reso esilarante un momento drammatico della vita di due persone, ricordando che ognuno di noi è sempre appeso ad un filo. The parchment for best comedy goes to Hold On by Bart Schriever from Netherlands, for the capability to make hilarious a dramatic moment in the life of two people, helping us to remember that everyone is always hanging by a thread. Terzo premio, targa Corto Confine, miglior corto. He. L'opera mette in scena in un luogo desolato di un'incomparabile bellezza il dramma di due persone nella loro dimensione di perenne attesa di qualcuno che non verrà. L'atmosfera di un'assoluta solitudine ha echi che rivelano la dimensione dell'arcana poesia caratterizzante l'essere umano. The third prize with a Corto Confine plate goes to He, also as a best short film, by Payam Hosseini from Iran. The opera, which takes place in a desolate location of incomparable beauty, tells the drama of two people stuck in their dimension of eternal waiting for someone who will not come. The atmosphere of solitude as echoes that reveal the poetic dimension characterizing the human being. Il secondo premio, associato al trofeo bronzo, è stato assegnato a Time to Change, con la seguente motivazione: per avere denunciato la difficile condizione di essere donna in Iran. La cogenza di tale denuncia è resa manifesta dall'incupirsi delle relazioni perverse e distoniche tra i due generi e che devono fare riflettere sulla possibilità di essere persona di sesso femminile in questo mondo. È ora di cambiare. Time to Change è stato diretto da Mariam Rahimi ed è un cortometraggio arrivato da Teheran, quindi dall'Iran. The second prize, a bronze trophy, goes to Time to Change by Mariam Rahimi from Tehran, Iran, for denouncing the difficult condition of being a woman in Iran. The cogency of this complaint is portrayed by the darkening of perverse relationships between two genders. These relationships must invite us to reflect on the right to be a female person in this world. It's time to change. Il primo premio, associato a 500 euro, è stato assegnato a un cortometraggio che proviene dalla Russia di Daria Bineveskaya dal titolo Mi chiamo Petia. Un cortometraggio che nell'imminente Festival del Cinema di Cannes ha avuto, oltre al nostro premio, l'onore di essere tra i finalisti di quella che è una delle massime rassegne cinematografiche al mondo. La motivazione con cui Mi chiamo Petia ha ottenuto il primo premio è la seguente. È un'opera che dichiara, fin dal titolo, la presenza, il diritto di esistere di uno dei tanti emarginati di questa società incapace di accogliere tutti. Ancora una volta sarà la carità, lo sguardo pieno e degno della definizione di umano, a comprendere in tutte le declinazioni che a tale verbo competono. The first prize of 500 euros goes to My Name is Petia by Daria Binevskaya from Moscow, Russia. This short film is also among the finalists in the Cannes International Film Festival. It is a work that, from the title itself, declares the right to exist of one of the many people marginalized by this society, unable to welcome everyone. Once again, it will be charity, the key to understand and accept every human being.
Ok, al Festival di Cortoconfine abbiamo anche, diciamo, l'idea di segnalare la presenza di artisti giovani che si stanno praticamente distinguendo sul panorama non solo italiano. E volevo presentare un compositore musicale che si chiama Claudio Smussi, e daremo a lui e a Tolasi, l'altro premiato, l'altro che abbiamo praticamente individuato come giovane emergente, come artista emergente, daremo loro praticamente questo trofeo scolpito da uno scultore che collabora con la fondazione che si chiama Cesare Monaco. E Claudio Smussi ha realizzato diverse colonne sonore per spettacoli teatrali e per film, documentari e cortometraggi. Ne cito alcuni velocemente: per il Festival Wonderland di Brescia, per il Teatro Stabile di Bolzano, la colonna sonora di diversi spettacoli, e in particolar modo la colonna sonora per il film documentario realizzato al Teatro La Scala dedicato a Luca Ronconi. Sta attualmente realizzando la colonna sonora per un film in Canada. Okay, now we want to, with the, amongst these festival, we want also to recognize two young artists. Here we have Claudio Smussi. We don't have the other one, Davide Tolasi, but Claudio Smussi is an artist who composed soundtracks of many films and short films. And Davide Tolasi is the artist who drew the picture that is on the poster of the Cortoconfine International Film Festival. And so we are going to give them a trophy. So this is the aim of the International Film Festival as well, because we want, as I said before, recognize young artists of also our area. Ringraziamo Claudio che è presente, che è l'unico premiato presente con noi stasera, e cediamo la parola a lui se ha qualcosa da aggiungere. Niente, buonasera a tutti, vi ringrazio per questo riconoscimento, e non me l'aspettavo sinceramente, e ringrazio gli organizzatori per appunto per questo premio, e spero che questo premio possa in un certo senso aiutarmi e darmi ancora più forza nell'andare avanti, nel scrivere, nel cercare progetti, perché è un ambito difficile, soprattutto in questo periodo, e questi riconoscimenti non sono altro che appunto uno stimolo per andare avanti e per non demordere, perché nonostante ci sia anche quella, ogni tanto, quella voglia di intraprendere anche altre strade, però quando la tua vocazione, che appunto scrivere musica, è più forte di qualsiasi altra cosa, capisci che è giusto continuare nonostante le difficoltà sia economiche che artistiche. Perché alla fine scrivere musica per me è la cosa più bella del mondo, e non potrei chiedere di fare altro, perché secondo me è la cosa, veramente il lavoro più appagante e più bello, perché ti permette di lavorare, di svegliarti la mattina col sorriso, avendo in testa idee, suggestioni, e andare a dormire ancora col sorriso, sperando di trovare lo stimolo per nuove idee. Grazie Claudio, grazie. Grazie per questo riconoscimento. L'altro giovane artista che premiamo è Davide Tolasi, e volevo dire due cose su Davide. Davide è stato un nostro alunno, mio, di Giacomo e di Laura, e abbiamo cominciato dalla seconda superiore a lavorare con le immagini, e alla fine ha capito qual era la sua vera passione, e adesso è un pittore, uno street artist che va in giro per l'Italia e anche per l'Europa a lasciare la sua impronta. So che ha moltissimi progetti, gli ultimi ve li spiega Giacomo, perché ha parlato poco tempo fa con lui. Sì, ecco, volevo dire che Davide, prima di tutto, è l'autore della locandina della prima edizione di Cortoconfine, quindi diamo la statuetta a lui,
anche per questo e non solo per questo. E il suo ultimo progetto grande, che inizierà penso la settimana prossima, è quello di dipingere insieme ad altri due artisti italiani la cinta, il muro di cinta praticamente della fiera, del centro fiera di Cremona. Mi ha detto oggi proprio che sono circa 1000 metri quadrati di dipinto. Quindi lui insieme ad altri due che conoscerà domani o dopodomani faranno questa opera finanziata dal Ministero della Cultura, insomma, Arte e Cultura italiano. Hanno vinto questo concorso, sono stati scelti loro tre. Quindi la statuetta è pienamente meritata anche dal nostro ex studente Davide Tolasi. Ecco, vorremmo concludere consegnando una delle statue realizzata dallo scultore Cesare Monaco anche alla Fondazione Castello di Paternello, che ci ha accolto in questa prima edizione. E volevo ringraziare tantissimo anche Federica Brognoli, che ci ha, con la sua traduzione, portato nel mondo stasera. Grazie molto, Federica. And the last trophy goes to the foundation, Fondazione Castello di Paternello. Here we have a president, Domenico Pedroni. And thank you. I want to thank also all the members of the commission for this important step in our foundation as well. Thank you. Ciao a tutti, sono Giacomo Colossi, mi conoscete perché mi avete mandato decine di mail in questi mesi, anche messaggi su Instagram e così via. Volevo semplicemente dirvi che vi saluto tutti, vi salutiamo e questa edizione termina con le premiazioni che abbiamo fatto, ma ne sta nascendo un'altra. Sta nascendo la seconda edizione di Corto Confine, il bando praticamente è già stato steso e facciamo conto di essere su Film Freeway entro giugno. Vi terremo comunque informati di quando pubblicheremo il bando. Voi comunque tenete d'occhio la piattaforma Film Freeway, d'accordo? Vi saluto tutti e vi abbraccio. Ciao! And now you finally met Giacomo Colossi, the one you interacted with during this time. And we want to announce that there will be a second edition of Corto Confine International Film Festival. And probably we will open the festival by the end of June. So stay tuned on the Film Freeway. Ecco, si conclude così questa prima edizione del Corto Confine International Film Festival. Ringraziamo tutti della partecipazione. Un grazie caloroso a tutta la giuria. Grazie a Federica per la magnifica traduzione. E un grande arrivederci, Paternello. Speriamo naturalmente dal vivo, tutti in grande salute, un grande nuovo Corto Confine International Film Festival. So thank you to all of you who sent your words, and thank you to all the members of the commission. We hope to see you all in Paternello next time. So stay safe and stay tuned for the next edition. Bye.